Questo video, 10 segni di un uomo innamorato, come sapere se piace davvero a un uomo. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Ma veniamo al tema, veniamo al tema. Ti Veniamo al tema. 10 segni di un uomo innamorato. Come sapere se piaci davvero a un uomo. Allora, se vuoi sapere se un uomo è innamorato, devi osservare 10 segni, 10 segnali che ti danno delle indicazioni precise se un uomo è innamorato di te. Ovviamente, come dico sempre, questi segni da soli non bastano, sono indicazioni che devi amplificare perché il tuo obiettivo è consolidare l'innamoramento, farlo innamorare profondamente. E quindi per farlo innamorare profondamente devi consolidare tutto e per consolidare tutto devi mettere dei vincoli. Sapere che è innamorato ti dà delle indicazioni utili perché tu da lì potrai renderti conto di tutto quanto e quindi sai che potrai mettere dei vincoli, cioè delle condizioni. Ogni volta che metti dei vincoli, delle condizioni, tendi a farli innamorare di più. Ma cerchiamo di capire quindi 10 segni di un uomo innamorato, come sapere se piace davvero un uomo. Allora, il primo segno che un uomo è innamorato di te è dal suo entusiasmo, quando sta con te, quando passa del tempo con te, vedi proprio la felicità e lo noti attraverso gli scarichi di tensione positivi. Vuol dire che quando sta con te tenderà ad emettere dei segnali di gradimento positivo. Questi segni di gradimento positivo sono tutti quelli che ne ho già parlato in tanti video, comunque avvengono principalmente attorno alla bocca, il mordicchiamento delle labbra, il mettamento delle labbra. Toccarsi le labbra, tendere a venire in avanti, accarezzarsi sulla testa, in questo modo, i capelli. Insomma, ce ne sono tanti altri, ma questo non è un video specifico sui segnali, però questi segnali notano entusiasmo. E ovviamente c'è l'assenza dei segnali negativi, grattarsi il naso, raschiare, andare indietro, insomma. Quindi c'è tutta la comunicazione non verbale, fondamentalmente, che ti dice che è un primo macro segnale, diciamo, che un uomo è innamorato di te. Secondo segnale è consapevole di te. Cosa vuol dire che è consapevole di te? Che è attento a come parli, a come ti muovi, vuole sapere sempre di più da te, quindi sia in chat, diciamo, ad esempio, sia di persona, quindi è molto attento, ti scrive molto, cerca di proprio di sapere tutto di te, sapere più cose possibili. Insomma, questo è un segnale molto molto importante, interessato a te a 360 gradi e non solo a 90 gradi. Tende, diciamo, a innervosirsi alla presenza di antagonisti quando ci sono altri uomini che magari può percepire come antagonisti perché interessati, insomma, questo è un'altra cosa che si può percepire, insomma, quindi questo è un altro parametro molto importante. Quindi, quarto segnale, vuole impressionarti, diciamo così. Cerca di
fa come il pavone, diciamo, no? Che fa vedere la coda, vuole impressionarti, vuole far vedere che ha delle caratteristiche, insomma, cerca di far vedere, insomma, delle caratteristiche positive. Quindi questo è un altro dato di fatto che spesso metti in atto, insomma, questo è molto importante. E poi sento una connessione forte con te comunque. L'importa di come ti senti, insomma, ti chiede come stai, come va, insomma, mostra un interesse totale nei tuoi confronti. Un settimo segnale che manifestano poi molti uomini è quello che, diciamo, si manifesta quasi come avesse cura di te, cioè si prende cura di te, tra virgolette, quasi come un istinto di protezione. Occhio che questo non deve essere eccessivo, perché se noti che invece diventa veramente eccessivo, diventa veramente quasi come se fosse, possiamo dire, un'eccessiva possessività. Allora, lì c'è una legge di commutazione per cui la stessa cosa, potrebbe diventare negativa, a un certo punto potrebbe diventare negativa. Un eccesso di, tendenza alla protezione diventa poi negativa. L'ottavo segnale, molto importante, è che passa il tempo con te in modo piacevole. Lo percepisci, intanto vuole passare del tempo con te, gli piace fare delle cose, quindi metti in atto una sorta di ricalco fondamentalmente. Cioè, per te, diciamo, ecco, è quello che indica che non è soltanto un interesse, cioè, come dire, può venire al cinema, andate al cinema assieme, anche se il film è brutto, lui è contento lo stesso perché beh, ha passato del tempo con te. Invece, se uno lo fa solo per interesse, diciamo, del cinema, come dire, se il film è brutto, dice che brutta serata, faceva schifo il film. Ecco, quindi questo è un altro punto interessante, no? Quindi, solo la tua presenza lo rende felice. Questo è un punto fondamentale. E poi un'altra cosa, il nono segnale, che comunque quando poi inizia già una relazione, vedi che cerca di fare progetti comunque in modo autentico, no? Ti dice in modo autentico quali sono i suoi obiettivi, e ovviamente vorrebbe includerti nei tuoi obiettivi, fondamentalmente, nei suoi obiettivi. Questo non dimostra assenza, menefreghismo, perché se una persona se ne fotte, beh, allora vuol dire che non è che c'è tutto questo poi interesse nei tuoi confronti. Purtroppo spesso capita questo, no? Che diciamo l'impegno, il voler prendersi un impegno in comune, spesso viene meno. Resta soltanto un voler così far qualcosa, ma non c'è un vero interesse. E poi, decimo segnale, si sente molto orgoglioso di te. Quindi, non è che ti tiene nascosta e che ti presenta a nessuno e vi vedete solo al parcheggio del cimitero, ma ti presenta agli amici, è molto presente, insomma, tutta una serie di cose che ti fanno capire che nei suoi confronti che c'è un vero interesse, insomma, fondamentalmente non è soltanto una questione di facciata, ma l'interesse è vero. Ecco, questi 10 segnali ti fanno capire che un uomo è innamorato e tu devi poi partire da lì, amplificarli per ottenere, diciamo, ancora di più, se vuoi ottenere ancora di più. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Teramasco ufficiale, e su TikTok. E ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare.
Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti. E tra l'altro, ovviamente, quando ti iscrivi comunque al canale gratuitamente, attiva anche la campanella per ricevere la notifica dei nuovi video. E per quanto riguarda l'abbonamento, invece, una volta che sei abbonato, puoi scegliere poi l'abbonamento che preferisci. Ciao a tutti, al prossimo video!